Ho appena smesso di piangere, perché non mi andava di fare il video piangendo. Non potevo. Non mi capita spesso di piangere per il calcio, anzi, mi è capitato raramente per l'Inter, per l'Italia in quel magico mondiale del 2006, ma mai, mai per un singolo calciatore. E allora io a quest'uomo gli sarò eternamente grato. Eternamente grato. Perché quando a farti piangere è il singolo e non la squadra, significa che tu hai scritto le pagine leggendarie del calcio. E oggi mi va di fare una promessa a tutti voi. Vedete, ho preso questo poster. Questo è il poster dell'Inter quando vinse il triplete. Voi direte, Gianluca, cosa c'entra l'Inter con la vittoria dell'Argentina? Perché faccio questa promessa? Questo poster rappresenta il momento in cui l'Inter ha alzato la Champions e quindi il momento di massima goduria di noi tifosi dell'Inter. Oggi che l'Argentina è divenuta campione del mondo e che Messi è diventato campione del mondo, io, sottoscritto, acquisterò il poster di Messi quando alza la Coppa del Mondo, perché tra poco arriva la premiazione. Qualche poster in giro sul web da prenotare lo troverò e lo acquisterò. Per cui vi avviso, ben presto, vicino a quel muro, oltre a questo poster, troverete il poster del dio del calcio che alza la Coppa del Mondo! Che alza la Coppa del Mondo! L'unico, l'ultimo trofeo che gli mancava. Eternamente grazie. Per chi a qualcuno avesse ancora dubbi su chi fosse il numero uno al mondo, indiscutibilmente, non ce n'è per nessuno, non ce n'è per nessuno. Dio è Dio, poi ci sono gli umani. Noi esseri umani non possiamo essere paragonati a Dio, ok? Capite il senso, il paragone, il senso di quello di cui si discute? Sì che lo capite, lo capite, lo capite bene. E ovviamente i tifosi di Messi, noi tifosi di Messi, già lo sapevamo. È stata una partita drammatica, ma noi lo sapevamo che era scritto nel destino. In cuor nostro lo sapevamo, perché ieri feci un video, ho fatto la mia prediction. La partita andrà ai rigori. Poi vinca chi vinca, saranno protagonisti i portieri, e il portiere lo è stato, Martinez, 10 e lode, 10 con la lode. Stasera la copertina è di Messi, ovviamente, indiscutibilmente, però bisogna parlare degli altri singoli e bisogna parlare di una partita leggendaria, leggendaria che andrà negli annali, andrà negli almanacchi come una delle partite più belle mai viste. Una partita che l'Argentina per 78 minuti ha stradominato, stradominato, anzi, per 63 minuti ha stradominato, perché sul 2-0 al 63esimo Scaloni ha pensato bene di rovinarla, togliendo il migliore in campo fino a quel momento, che è stato Angel Di Maria. Lo togli, metti Acuña, ti chiudi in difesa, messaggio difensivo, e la Francia entra in partita e ti fa del male fisico con Kylian Mbappé. Poi da lì inizia una partita drammatica per l'Argentina, drammatica per l'Argentina, perché quello che è successo ai tempi supplementari è una roba pazzesca.
che se lo racconti non ci si crede. Non ci si crede. L'Argentina trova la forza, la forza di segnare il 3-2 ancora, sempre e comunque con il dio del calcio e il Diez e il Mas Grande, ma riprende il 3-3 ancora sul calcio di rigore. Una partita veramente allucinante, allucinante, e poi a rigori è finita come noi tifosi di Messi sapevamo, come aveva predetto l'altro dio del calcio, Diego Armando Maradona, il quale ci disse: comparirà un uomo e prenderà il mio posto. E lui era scritto nel destino: Leo Andrés Messi Cuccittini. Oggi di diritto è entrato nel cuore di tutti i tifosi di calcio, di tutti i tifosi di calcio, e ha messo tutti d'accordo che di fianco a Diego c'è solo Messi, nessun altro può esserci. Diego e Leo insieme per sempre. Che bellezza! E le lacrime di Scaloni alla fine, quando l'Argentina ha vinto, raccontano tanto. Sono delle lacrime di chi durante la partita ha pensato a quello che ha combinato e ha pensato a quanto abbia rovinato una partita. Poi può essere anche facile parlare dopo con il senno di poi, ma Di Maria, il migliore in campo, non si toglie dal campo, non si toglie dal campo. E non mi si venga a dire veniva da un infortunio. È l'ultima partita del mondiale. Di Maria non ne giocherà più di mondiali, era l'ultima, anche se non ce la faceva più, doveva dare la vita, doveva giocare fino al 90esimo. Se lo vuoi togliere, lo togli al 94esimo, gli fai fare la passerella finale, ma non al 63esimo, perché così rischi di rovinare una vittoria che era già scritta nei 90 minuti. Scaloni, ma le critiche finiscono qui. Questa è la notte della goduria per l'Argentina, per Messi, per noi tifosi di Leo, perché io non tifo Argentina, non tifo Argentina, io tifo Leo, uno che mi ha regalato emozioni per 15-20 anni. Io ci sono cresciuto con Leo, ok? Ed ero stufo di sentir dire: ma con la nazionale non incide, la Coppa del Mondo non la vincerà mai. Ero stufo di sentire queste robe qui. Lui ha dimostrato, mettendo tutti d'accordo, che non ce n'è per nessuno. Super protagonista in questo mondiale, capo cannoniere del mondiale, capo assist del mondiale, sempre decisivo, partita clamorosa. E in tutto questo a 35 anni. Che bello. E le mie lacrime erano dovute non soltanto alla vittoria della Coppa, ma sono dovute anche a un altro fatto, sono sincero. Nascono dalla consapevolezza di non guardare più una partita di Messi al Mondiale. Mamma mia, quanto fa male. Quanto fa male non vedere più l'essenza del calcio in un campo da calcio. Soltanto un amante del calcio lo può capire. Soltanto chi segue il calcio così, senza una grande passione, senza grande trasporto, non può capire e mi dirà: ma che stai dicendo? Bisogna essere grandi appassionati per capire. E le lacrime anche di Lele Adani nello studio, io le capisco, perché sono state anche le mie lacrime, ok? Quindi soltanto chi condivide questo tipo di passione potrà capire. Vince l'Argentina, vince Leo Messi, e adesso è tempo di gustarci la premiazione, quella più bella, il momento tanto atteso dagli argentini, che lo aspettavano dal 1986, 36 anni dopo, una vita. È il momento più atteso di Leo Messi, un calciatore che ha giocato più di 1000 partite in carriera,
ha vinto qualsiasi coppa, 4 Champions League, non so quanti titoli nazionali, 7 palloni d'oro, e questo sarà l'ottavo, quindi 8 palloni d'oro, una Coppa America, un numero infinito di titoli e di record. Oggi per la prima volta alzerà la coppa più bella e più importante. E quindi io concludo questo video facendo un grande, un grosso, un immenso, un infinito ringraziamento a questo calciatore che è stato capace di regalarmi emozioni che prima d'ora nessuno era stato in grado di regalarmi. E che nessuno si azzardi a paragonarlo a qualcun altro se non all'altro dio del calcio, Diego Armando Maradona. Loro due sono sullo scalino del paradiso. Uno in paradiso già c'è, l'altro un giorno ci andrà, ma nel paradiso calcistico c'è spazio soltanto per loro due. Un saluto a tutti, godiamoci la premiazione. Domani arriverà la live reaction del Club Castellano, una delle più belle, una delle più drammatiche, che però si è conclusa in bellezza, con una grande gioia e con una grande commozione. Buona serata a tutti, grazie Leo, infinitamente grazie, non ti dimenticheremo mai, grazie.